Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi volevo mostrare la mia integrazione, però prima volevo anche mostrarvi l'unboxing dei prodotti che mi sono arrivati ieri sera da MyProtein, perché ci sono un paio di cosine che ho già provato, mi spiace, però sono veramente veramente spaziali. Infatti metterò le clip poco dopo, perché le ho provate un attimo fa a colazione, aspettato, non l'ho provata ieri, dai, per essere più reale. Vabbè, insomma, niente, allora partiamo. Il pacco ovviamente è già stato aperto, eccolo qui. Bene, partiamo dalla prima cosa, che è anche una di quelle che ho già provato: proteine, gusto toffee caramel, con un packaging bellissimo. Guardate che belle, tutte dorate, tutte luccicose, belle belle, sono buone dir poco, sono veramente veramente spaziali. Il gusto edizione limitata, in teoria è quello che è stato votato come miglior gusto negli USA, però non gli USA, questo è in teoria quello che è stato votato e vinto come miglior gusto, quindi io dico che è buono, confermo, buono quasi quanto quello dello Stroop Waffle, quelle erano le mie preferite, però questo è veramente veramente spaziale. Poi, opa, solite cartacce, queste proteine, gusto cioccolato fondente e salted caramel, devono essere allucinanti, le proverò stasera, che tanto ho un altro pasto con le proteine pre-nanna, spero non mi deludano. Questo, vabbè, ho preso il pacchettino a 250 grammi per provare, preferisco non rischiare. Questo ho preso da mezzo chilo, perché avevo già assaggiato un'altra versione simile, il caramello salato, un altro cioccolato fondente, sembrano buone, quindi dai, speriamo non facciano schifo. Sto accumulando quantità di proteine, anche perché ieri sera con dei miei amici abbiamo visto lo shaker di Wonder Woman edizione limitata, vabbè, su MyProtein, e abbiamo fatto un altro ordine, ho preso altre proteine al cocco e cioccolato che avevo assaggiato tempo fa, erano spaziali. Vabbè, sto comprando un po' troppe cose. Comunque, poi Flat Drops alla Cheesecake, che appunto vi recensirò per me dopo, vi anticipo già che è una bomba, ricorda, ben fatto, ricorda molto bene una Cheesecake. Poi, sempre per restare in tema, Flat Drop alla Mocha, vabbè, insomma, caffè latte e cacao, non riesco a pronunciarlo. Questo l'ho snasato ieri e non lo so, non sembra male dal profumo, però anche qualcosa ricorda un po' qualcosa di chimico, quindi vi darò più info più dettagliata appena lo provo. Dopodiché Flat Drop alla nocciola, inquadra, eccolo lì, archi, che bello. Questo qui invece, ho usato anche questo ieri, questo è buono, veramente buono, ricorda, è fatto veramente bene, la sveglia, ricorda un sacco i liquidi, io svapavo, liquidi per la sigaretta elettronica, o meglio l'aroma e la nocciola, e avendo lo stesso profumo e ricordando la resa che aveva a livello aromatico in bocca, secondo me sarà buono. Poi vi recensirò anche questo, per l'appunto. Dopodiché, due chili di burro d'arachidi, di cui uno già aperto, hanno cambiato il packaging tra l'altro, guardate che carino, dai, metti a fuoco. Metti a fuoco, no, ok, molto più carino. E uno è già aperto, che mi serviva ieri sera, l'altro è chiuso perché è per un regalo, tanto nessuno saprà per chi, quindi anche se lo vedessero nel video, c'è il regalo, un burro d'arachidi. E poi per concludere, non ho preso una marea di roba perché gli altri integratori bene o male non li avevo ancora finiti, e poi ho preso qualcos'altro ieri, ecco, tipo ieri ho preso un multivitaminico, l'Alphaman, perché l'ho finito, infatti spero non ci metta troppo ad arrivare. E niente, ho preso una canottazza, perché era carina, era in sconto, e adesso la provo e vi faccio vedere come mi sta. Eccola qui, allora ve la faccio vedere meglio.
Comunque, allora, intanto vi dico già che la taglia è XXL, ma provato a farle un po' più grosse perché se continuo a crescere non ci sto più. Tutto squartato. Il simbolino mai protein qui. Smanicata, taglio abbastanza ampio, vivo, girocollo, simbolino my protein, e dietro lo stesso simbolo più grosso. Bella bella, mi piace, molto bella come canotta. Canotta anche molto, I like it. Benissimo, adesso vi parlo della mia integrazione, dei miei supplement. Vi mostro un po' tutti. Partiamo dal polvere delle pastiglie. Pastiglie non c'è tanta roba. Allora dai, partiamo dalle polvere. Allora, proteine in polvere, classiche whey, quelle che avete visto un attimo fa, tra l'altro. Così non sono stato a tirare fuori il sacchettone. Proteine quando le uso? Le utilizzo principalmente a colazione e nel pre-nanna. In totale io faccio 6 pasti al giorno, come avete già visto dai Full Day of Eating, e mi vengono comodi in quei pasti perché, ok, inserisco anche, ci sono anche le uova e l'albume, però non riesco a consumare tutte le proteine perché comunque io sto a 270 grammi e più 15 grammi di essenziale. Ecco cosa ho dimenticato, la bustina di essenziale, vabbè, anche gli aminoacidi essenziali. E quindi assumere tutte le pro da uova eccetera a colazione e quant'altro sarebbe un po' fastidioso. Il pollo mi va di farlo, le proteine per assumere una piccola parte, alla fine ne uso 50 grammi al giorno, sulla mia quota proteica non sono tantissimi, vanno più che bene. Gli essenziali, ho dimenticato il sacchetto, vabbè, di cui assumo, come detto, 15 grammi al giorno, 5 grammi in 3 pasti. In quei tre pasti ho la quota proteica leggermente più bassa, questo per tanto sono più leggeri da digerire, non hanno praticamente apporto calorico, riducono le scorie azotate, in sostanza hanno una marea di benefici in più. E sicuro il profilo aminoacidico sarà di maggior qualità. Dopodiché, classica creatina monoidrato. Classica creatina monoidrato, ne assumo 5 grammi al giorno nel pasto con la quota glucidica più elevata, che per me è il post workout in cui mangio circa 2 etti di riso, sarebbero 190 grammi, ma non volevo dirlo perché mi prendete e mi starete prendendo per disturbato. Vabbè, e i giorni di rest in cui ho tutti i pasti con la stessa quota glucidica inserisco a colazione per comodità. La creatina è uno dei pochi integratori che oggettivamente può aumentare le prestazioni, sostanzialmente rende più disponibile l'ATP, diciamo, detto proprio la buona, che magari può aiutarvi a fare quella ripetizione in più in sforzi abbastanza brevi, quindi 5-6 rep, può darvi quel qualcosa in più. Poi, vitamina C in polvere, sono un po' un guerriero, però vabbè, è decisamente più economica, lo dico anche se non è da buon influencer. Ne assumo comunque 1 grammo la mattina e 1 grammo la sera per tenere il cortisolo un po' più basso e per le difese immunitarie. Comunque la mattina quando ci si alza dal letto il cortisolo spara a picco per permetterci di alzare dal letto. Non fa miracoli, non possiamo fregare il corpo con un po' di vitamina C, però il costo è irrisorio. Prenderla fa bene, aiuta anche il sistema immunitario, quindi vitamina C. Poi NAC, N-acetilcisteina. Questo se non siete del lato scuro è quasi inutile, però vi dico comunque ha un effetto, diciamo, è un ipatoprotettore, fa bene al fegato e viene usato in concomitanza di una supplementazione esterna di... Avete capito, no? Dai, basta. Di questo ne prendo 1,8 grammi al giorno. E della creatina 5, sì, creatina l'avevo detto, vabbè. Poi le pasticchette, allora l'Alphamen, e poi ci sono anche il lipoico e il potassio, che però non ci sono su MyProtein. È caduto il lipoico, vabbè, non ci sono su MyProtein, mi dispiace, devo essere sincero. Io quei due, il potassio e il lipoico, li acquisto da Amazon, non essendoci su MyProtein, non li acquisto da altri siti integratori perché su Amazon si trova marche un po' più sconosciute che però costano veramente poco. Quindi vi consiglio, nel caso di acquistarli da lì,
Io sono sincero, preferisco essere sincero, dirvi la verità che sponsorizzarvi roba che non c'è o dirvi che io non uso tanto. A me non cambia niente, ho un video più informativo per voi su quello che uso come integrazione. E poi mi piace fare gli unboxing. Comunque, multivitaminico, ne assumo due compresse al giorno divise in due pasti per avere tutti i micronutrienti di cui necessita il mio corpo. Comunque, i micronutrienti regolano l'assorbimento di tutti i macronutrienti e diciamo sono un po' la base per la salute. Poi soprattutto per parte che assumere tutti i micronutrienti necessari con la dieta è difficile. Poi facendo anche una dieta molto basic come la mia, riso, pollo, olio, praticamente cibo che non ha tantissimi micronutrienti, sì un po' il burro d'arachidi, di avena, però viene molto molto utile. Il lipoico ne assumo 500 mg in 5/6 pasti, quindi dai 2 grammi e mezzo e 3 al giorno, perché tiene una miglior sensibilità insulinica. E di conseguenza ciò si riflette sull'aspetto estetico perché il corpo gestisce meglio i carboidrati e anche sul lungo termine, in quanto una miglior sensibilità insulinica, a parte permette di portare più a lungo dei bulk ovviamente puliti, permette di portare più a lungo dei bulk, ti permette anche di tagliare con un minor deficit calorico perché il corpo gestendo meno i carboidrati sarà più recettivo alle variazioni a livello calorico e abbassi un po' i carbo. Dimagrisce più di quanto dimagrerebbe un soggetto con una sensibilità insulinica un po' a putain. E niente, sostanzialmente questa era la mia integrazione con i prodotti MyProtein e due cose comprate su Amazon. Mi spiace, ripeto, sono sincero, preferisco essere sincero. Bene, ci vediamo dopo. Vi porto qualche video allenamento, giusto per chiudere il video, renderlo un po' più interessante con questa bellissima nuova canottazza che mi fa i muscoli grossi più grossi. Niente, stronzate a parte. Ci vediamo tra poco. Ciao, ciao, ciao. Ready to go. Pre-workout. Adesso finisco di berlo. Si va a fare gambe, dorso, deltoidi posteriori e basta, in realtà glutei femorali. Nell'altro giorno di dorso e deltoidi posteriori ho fatto quadricipiti, divido le gambe, le alleno in monofrequenza quelle, resto tutto in multi, con canottazzone di protein sotto, sovramaglia, questa della Nike che è stupenda, e leggings by Insane Stone. Bene, here we go to have a workout. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're never dreaming. Gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you could fake it. But you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? And you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Bella ragazzi, ho anche le due belve da allenarsi. Massimali tutti e due volevamo provare oggi. Niente.
Ho finito di allenarmi, avete visto la My Integration, ora state guardando il My Studio, i My Discepoli e tutti felici e contenti. Bene, io vi saluto, sto infartando, ho finito anch'io di allenarmi. Se vi è piaciuto il video mettete like, commentate qualcosa, fatemi sapere se volete vedere qualcosa in particolare. Io vi saluto e niente, ciao ragazzi.